Un consiglio comunale davvero incredibile. Sono con il collega Massimo Battista, una città per cambiare Taranto. Massimo, ma davvero cose assurde. Si propone la riduzione della Tari per le categorie meno abbienti, per gli operatori di esercizi commerciali e l'assessore Ciraci osa afferma, dichiara che la maggioranza ovviamente boccerà questo atto e definisce addirittura cartuccella quella proposta. Non solo per i locali commerciali, ma anche per le famiglie numerose. Voglio ricordare che c'è stato un aumento del 6% per le famiglie numerose che hanno visto le cartelle impazzite arrivare a casa, queste cartelle che hanno avuto un aumento impressionante. Ma detto questo, Luigi, oltre a questo, purtroppo abbiamo assistito oggi all'ennesima farsa Sull'IVA. sulla questione IVA. È stata Pazzesco. presentata l'ennesima mozione da parte di questa maggioranza. Tra i primi firmatari anche due componenti del mondo ambientalista che anche oggi purtroppo visti messi alle strette da noi e da altri consiglieri hanno ritirato il Ecco, la provvedimento. cosa assurda è che c'è la firma di un ambientalista, Luca Contrario, il quale nell'ordine del giorno erano menzionate queste espressioni, queste parole, si parlava di idrogeno, si parlava di decarbonizzazione, Decarbonizzazione di una nuova nuovo, nuovo. modalità appunto produttiva e, cosa ancora più assurda, il ristoro solo per gli abitanti del quartiere Tamburi, come se il resto della città non patisse i danni Oltre a dell'IVA. questo che tu Hanno, dici, non hanno avuto il coraggio di mantenerla e l'hanno ritirata. oltre a questo, vabbè, questo è il diktat che ha dato il sindaco col di Sempre assente, sempre assente, mai presente tra in l'altro aula. sempre assente, il 19, tu sai che il sindaco ha scritto al ministro Urso e quella mozione è pari passo ricopiata in calce e presentata qui all'ordine del giorno. Hai dimenticato una cosa fondamentale, oltre a quello che dicevi tu, gli assetti tecnologici, l'idrogeno, i forni elettrici, la decarbonizzazione. L'arretramento dello Cosa stabilimento mettono? Le è rotelle? pazzesco. Io, L'arretramento? Con le rotelle sotto, come se Luigi, fosse un cassonetto. mi dispiace per alcuni consiglieri che hanno lavorato all'interno di quella fabbrica e continuare a prendere in giro una cittadinanza. A me dispiace che stamattina c'è stata qui una conferenza stampa da parte del mondo ambientalista. Con l'Associazione Giustizia C'era per anche Taranto. l'europarlamentare, erano presenti in consiglio comunale. Cioè, la cosa che la gente deve capire è che il mondo ambientalista che viene rappresentato in consiglio comunale da l'ente contrario ha sottoscritto questa Cioè, mozione praticamente. e poi hanno ribaltato quello che hanno Ma chiesto la. le associazioni. Per esempio, la nazionalizzazione, le associazioni sono contro, sono per la chiusura. Invece loro continuano a parlare di idrogeno, Ma decarbonizzazione e la arretramento dello cosa stabilimento. grave è che questi ambientalisti, o pseudotali a questo punto, parlano di chiusura giù e quando vanno sopra cambiano a distanza di poche centinaia di metri, cambiano completamente versione e quindi ora parlano, come detto poc'anzi, di una nuova realtà produttiva. Parlano sempre di questa compatibile Rivisitazione rivisitazione dell'AIA, del piano dell'AIA. Quindi industriale. praticamente parlano la stessa lingua di Meluccio Tu c'è e di dite di Emiliano. Emiliano. Però ovviamente qui giù bisogna fare Ah, show, bisogna fare presa sui cittadini. Emiliano, tra l'altro, la settimana scorsa in audizione ha parlato che non è contrario al rigassificatore, non è contrario, non metterà veto sullo scudo penale. Il problema grave è che dal prefetto è stato presentato un documento dal mondo ambientalista con la firma di due consiglieri comunali, Europa Verdi e Luca Una Contrà, Giustizia no, 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 per no, Strada strada Diversa, diversa, non lo strada so perché diversa. siamo in confusione, perché No, qua siamo non si andati, capisce non più si capisce più oramai le niente. associazioni che hanno rappresentanti in consiglio, Il discorso non è si che qua, capisce. purtroppo, sulla mozione presentata oggi si parla di piano industriale, si parla di rivisitazione dell'AIA, arretramento dello stabilimento, ristoro solo per i tamburi e addirittura si parla, caro Luigi, che non detto da Massimo, da Luigi, che l'amministratore delegato Bernabé parla che No, l'ha Bernabé detto ha chiaramente, detto che ha ci detto non vogliono mi so, altri 15 no, anni. ma ha detto chiaramente Bernabé, non mi sono mai trovato in una situazione così complicata. Ma la cosa grave è che un'amministrazione di sinistra questa mattina ha assunto dei comportamenti diametralmente opposti rispetto a quella che sarebbe la natura della sinistra, Certo, perché la riduzione delle tasse nei della Tari, nella fattispecie, nei confronti delle categorie più bisognose, nei confronti dei commercianti, del piccolo commercio, è una cosa che fa parte del DNA della sinistra. Questi hanno rinnegato il proprio DNA. Ormai è un'armata Brancaleoni, d'altronde mezza amministrazione Melucci
sindaci di questa mezza amministrazione, una gran parte di essa stava con l'amministrazione di Pello. Ma lo dichiarano loro. Ma lo dicono loro che sono di destra. Ciraci da dove viene? No, alcuni, da Tisei, da Forza Italia. Alcuni consiglieri lo dicono che loro sono di destra. Non quindi, lo diciamo no, ma loro, c'è proprio un fritto misto. Infatti. Comunque, Massimo, io proporrei anche l'idea, per queste continue e perduranti assenze del sindaco, di investire della questione il prefetto, sperando che non faccia anche egli il Ponzio Pilato, perché non è possibile svilire la dignità di 32 consiglieri, certo, siano essi di maggioranza, siano essi di opposizione. No, tra l'altro bisogna ricordare alla gente che ci ascolta che il sindaco mantiene delle deleghe importanti, una su tutte è quella sul bilancio. E oggi ci avrebbe potuto dare delle informazioni, ma questo purtroppo... Ma anche assessore all'urbanistica. Assessore all'urbanistica, mantiene le deleghe importanti. Ed è assente sempre, purtroppo questo non avviene perché purtroppo lui le decisioni le prende nella sua stanza e i consiglieri comunali devono stare... E magari arriva l'input da Bari. Devono stare a quello che decide il sindaco. Un brutto consiglio comunale, un'immagine di democrazia calpestata. No, io irrisa, perché no, sentire io... parlare, Massimo, e concludiamo. Veramente, rivolgiamoci a quel mondo ambientalista, quello vero perché sentire ancora, parlare di cartuccella per un provvedimento, per un atto che viene presentato, significa svilire le persone, significa proprio calpestare le persone. Se mi posso permettere, Luigi, io rivolgo un appello ai firmatari di quel documento presentato al prefetto di far ritirare le firme a chi ha sottoscritto quel documento, che oggi puntualmente hanno detto il contrario rispetto a ciò che hanno deciso sotto la prefettura. E prendervi in giro. Questi continuano a prendervi in giro.